Ciao ragazzi, bentrovati sul nostro canale e buon 2019 a tutti voi! Questo è il nostro primissimo video di quest'anno e come avrete letto dal titolo non poteva che non essere una videoricetta. Ovviamente sempre un po' al nostro stile, un po' particolare. Prima di iniziare con la videoricetta volevamo ringraziare tutti i nostri iscritti, salutarvi e invitare a voi che magari state passando per di qua per la prima volta ad iscrivervi e seguirci qui sul nostro canale. Bene, ed oggi cosa prepareremo di buono insieme? Faremo una torta, sì, una torta fatta in casa, ottima per la colazione, per la merenda, e andremo ad utilizzare un particolare ingrediente. Volevamo condividere con voi questa ricetta da diverso tempo, infatti credetemi era dall'anno scorso che l'avevamo fatta per noi per casa così, però poi dopo non c'è stato più modo di registrarla. Quindi finalmente oggi, a distanza di un annetto ahimè, riusciamo a condividere con voi la ricetta di questa torta e siamo davvero felici, anche perché siamo sicuri che vi piacerà tantissimo. Ta-da! Eh sì, questo è l'ingrediente segreto. Che cosa sono? Sono delle carote, sì, però non sono quelle classiche, diciamo che tutti noi conosciamo, quelle arancioni, di colore arancione, ma bensì sono proprio carote viola. Come ben saprete, se ci seguite da diverso tempo, quando noi facciamo una ricetta ci piace anche, magari se c'è qualche ingrediente così particolare, conoscere un attimino la storia dell'ingrediente oppure di quella ricetta. E noi oggi vi vogliamo dire due paroline riguardo queste carote, perché dovete sapere che in origine, in antichità, le carote non erano di color arancione come le conosciamo oggi, ma le vere carote erano proprio queste qui, le carote viola. Pensate che risalgono sin dall'epoca degli antichi egizi e venivano coltivate anche nel X secolo anche in Afghanistan, Iran e Pakistan, mentre in Cina vengono utilizzate parecchio appunto per la cucina, però anche per la medicina. Sono ricche di antiossidanti e vitamine e anche di antociani, che praticamente sono quelle sostanze che danno il tipico colore viola che noi ritroviamo sia nelle carote queste qui, ma anche per esempio nei frutti rossi, quindi nei mirtilli. Pensate che questi ortaggi vanno anche a contrastare i radicali liberi e a tenere a bada il colesterolo, perché pensate, contengono il 22% in meno di zuccheri rispetto alle classiche carote arancioni ed hanno anche 4 volte in più il contenuto di antiossidanti rispetto appunto alle loro sorelle arancioni. Per quanto riguarda invece l'Italia, dovete sapere che vengono coltivate in Puglia, dalle parti di Polignano a Mare. Lì c'è proprio una coltivazione di questa tipologia di carote. Sono sicura di avervi un attimino incuriosito, perché chiaramente non sono ortaggi, diciamo, che mangiamo tutti i giorni, o almeno siamo abituati a farlo. Quindi sicuramente adesso mi chiederete: ma dove posso acquistare, dove posso trovare queste carote? Come ben saprete, noi siamo di Padova e noi ogni volta che vogliamo fare questa torta andiamo all'Intespar. A livello di supermercati, non so se è capitato, però le abbiamo sempre trovate soltanto lì. Però nulla toglie che magari se vi fate un giro nei negozi del biologico o i mercatini del biologico dai contadini, magari anche riusciate a trovarle. E del gusto vogliamo parlarne. Sono anch'esse dolci come le carote tradizionali, però hanno un sapore un po' più rustico, un po' più particolare, ma assolutamente comunque molto gradevole. Sì, insomma, sono da provare. E poi con questo loro colore particolare, insomma, sicuramente daranno un tocco diverso ai vostri piatti. In questo caso appunto noi oggi faremo la torta, che avrà un colore scuro, insomma, dato appunto dagli antociani, però sono molto versatili anche per quanto riguarda i piatti salati, e qui davvero vi potete sbizzarrire come volete. Un accorgimento che vi diamo è che quando utilizzate queste carote, se non volete macchiarvi le manine, di utilizzare dei guanti, perché macchiano veramente tanto. Poi i guanti comunque li potete riciclare, magari non soltanto per pulire le carote, ma magari quando dovete fare le pulizie, ecco. Così li andrete anche a ridare un altro utilizzo prima di gettarli via. Il resto degli ingredienti, vedrete, sono
semplicissimi, tutti noi ce li abbiamo in casa e anche la ricetta in sé è davvero davvero semplice, alla portata di tutti. Non perdiamoci in altre chiacchiere e vediamo subito gli ingredienti che ci occorrono per questa video ricetta. Ci serviranno 300 g di carote viola, qui ne vedete 3, però io vi consiglio sempre di pesarle e di pesarne anche in maniera un po' abbondante perché poi dopo andremo a togliere la buccia. 190 ml di olio di semi di girasole, in alternativa la stessa quantità di olio Evo, 4 uova intere, 300 g di zucchero di canna, un limone biologico di cui andremo a utilizzare una parte della scorza, un pizzico di sale fino, 250 g di farina 00, 50 g di fecola, una bustina di lievito per dolci, per torte, e dello zucchero a velo per decorare. In primis, come vi dicevo, indossiamo i guanti per proteggere le mani e non macchiarci. Voilà! Bene, poi prendiamo un tagliere ed andiamo a togliere le estremità delle carote. Guardate già quanto macchiano. Ora con un pelapatate andiamo a pelare le nostre carote viola. Vedete il guanto com'è macchiato? E vedete che bel colore intenso che ha la carota? È un viola tanto scuro che sembra quasi nero. Bene, adesso che abbiamo pelato le nostre carote, le andiamo ad affettare. Fate delle fettine non troppo grosse, perché poi dopo il passaggio successivo sarà andarle a cucinare. Dopo vedremo come, e appunto dovranno risultare belle morbide. Quindi se fate le fettine più piccoline sarà più semplice. No ragazzi, cioè guardate la natura, che robe, guardate che colori, è pazzesco veramente. Ora che abbiamo tagliato tutte le carote, prendiamo il nostro cestello in bambù che abbiamo già rivestito con la carta forno. Non prendete paura, perché per cuocere queste carote noi utilizzeremo il cestello in bambù. Non vi facciamo vedere tutti i passaggi perché l'abbiamo spiegati passo passo, veramente in maniera dettagliata, chiara e semplice, in un video che avevamo fatto in precedenza e che ve lo lasciamo qui sotto in descrizione. In alternativa all'utilizzo del cestello in bambù come noi, potete tranquillamente utilizzare una classica vaporiera che tutti hanno in casa, bene o male, o ancora in maniera più semplice, semplicemente andate a bollire, come fate per le patate per esempio, ecco, verdure bollite, in base a come siete attrezzati. Bene, quindi per questa quantità di carote andremo ad utilizzare tutti e due i piani del cestello in modo che le carote si cuociano bene e che dopo diventino belle morbide. Quindi adesso le andiamo a disporre qui dentro per la cottura. Bene, ora che abbiamo chiuso col coperchio, portiamo sul fuoco e aspettiamo insomma finché le carote non siano belle cotte, in circa una decina, una quindicina di minuti, dipende anche dal vostro fuoco, dalla vostra fiamma. Fate la prova della forchetta e quando la carota sarà bella spappolata sarà l'ora di spegnere. Ecco ragazzi, allora abbiamo spento la fiamma e le carote sono infilzabili, vedete? E quindi sono belle morbide e pronte per essere utilizzate. Quindi adesso ci trasferiamo di nuovo sul piano da lavoro. Ora prendiamo le nostre carote e le andiamo a mettere dentro un contenitore tipo questo, perché tra poco le andremo a frullare. A questo punto uniamo l'olio e con l'aiuto di un frullatore a immersione, come questo, frulliamo il tutto fino ad ottenere una consistenza cremosa, morbida. Ecco qua ragazzi, vedete? Deve essere proprio una crema liscia, morbida.
grosso è stato fatto. Adesso preriscaldate il forno a 180 gradi. Prendiamo una ciotola e ci versiamo dentro le uova. Grattugiamo ora la scorza di mezzo limone, mi raccomando sempre soltanto la parte gialla. Uniamo ora anche lo zucchero e il pizzico di sale e frulliamo bene il tutto con le fruste elettriche. Ora prendiamo la farina e ci versiamo dentro la fecola. Andiamo a setacciare questo mix di polveri all'interno del nostro composto un pochettino alla volta. E andiamo a mescolare dall'alto verso il basso con la nostra marisa. Uniamo un pochettino alla volta anche la nostra crema di carote viola. Ed infine uniamo anche il lievito. E l'impasto della nostra coloratissima torta è pronto. Non so se si riesce a vedere bene dalla telecamera, ma è un colore veramente pazzesco. Ed è pazzesco che sia anche naturale, senza tutti quei coloranti, insomma, che ci sono in giro, ecco. E l'impasto già da adesso risulta bello gonfio, bello morbido. Abbiamo preparato il nostro stampo semplicemente utilizzando burro e farina, ma vedete voi il metodo che preferite, o questo oppure l'olio o la carta forno. Comunque lo stampo è di 24 cm ed è lo stampo che abbiamo utilizzato anche altre volte per le altre torte e quindi adesso siamo pronti per andare a travasare la nostra torta. E voilà ragazzi, la torta è pronta per essere infornata a 180 gradi, però veramente è stupenda veramente, ha un colore pazzesco, dovete proprio provare a rifarla a casa, vi invito veramente perché è una cosa bellissima ed ha anche un profumo pazzesco. Ecco qua ragazzi, allora abbiamo tirato fuori il dolce dal forno dopo circa un'oretta di cottura e abbiamo lasciato raffreddare. Non so se si vede qui, però comunque anche noi come sempre facciamo la prova dello stecchino e quando lo stecchino fuoriesce bello pulito significa che la torta è pronta. Bene, quindi adesso possiamo impiattare ed ecco qua ragazzi, guardate che meraviglia, è profumatissimo ed è anche venuto bello alto, sono 5 cm di altezza di dolce, quindi veramente bellissimo. E adesso andiamo a tagliarne una fetta. Dall'aspetto sembra una torta al cioccolato. Ragazzi, comunque noi le abbiamo fatto appunto con le carote viola, ma se non le avete in casa o non le riuscite proprio a recuperare queste carote, utilizzate quelle tradizionali, quelle classiche, anche così verrà buonissimo. E un altro consiglio, magari potete sostituire una parte della farina magari anche con della farina di frutta secca, con della farina di mandorle per esempio. Procediamo col taglio. Allora ragazzi, già il taglio è sofficissima, morbidissima, veramente. E si sta sprigionando un profumo per tutta la casa. Ops, ci stavamo dimenticando lo zucchero a velo. Ecco, quindi prima di far vedere la fetta, andiamo a mettere anche un pochettino di zucchero a velo sopra. Però se non ce l'avete in casa, ovviamente va benissimo anche senza, tanto il dolce è già dolce di suo. Lo zucchero a velo è giusto un ultimo tocco così, finale, ecco. Ecco qua, così è molto meglio. Era il bello della diretta. Comunque, ecco qua la nostra fettona di torta alle carote viola. Guardate che meraviglia! Bene
ragazzi, allora cosa ne pensate di questa torta? Vi abbiamo messo la curiosità di assaggiare queste carote e di riprovare a fare la torta a casa. Se il dolce vi è piaciuto ed anche il video, mi raccomando, lasciateci tanti pollici in su, tanti like. E se non siete ancora iscritti al nostro canale, cosa aspettate? Iscrivetevi! È semplicissimo, basta semplicemente cliccare il tasto iscriviti qui sotto al video ed anche la campanellina accanto, in modo da essere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri video. Vi consigliamo di dare sempre uno sguardo nello spazio qui sotto al video, perché vi lasciamo altre video ricette ed altri video tutorial, video comunque interessanti che abbiamo fatto in passato che riguardano svariati argomenti, ed inoltre vi lasciamo anche i nostri contatti di Facebook ed Instagram, che se ci volete seguire anche da lì ci fa tanto piacere. Ed in particolar modo su Instagram, se magari provate a rifare a casa qualcuna delle nostre video ricette o nostri video tutorial, taggateci ed inviateci le vostre foto. Noi speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto e che vi sia piaciuto stare in nostra compagnia. Se vi fa piacere, condividete il video con tutti i vostri amici sui social e noi ci rivediamo presto qui su Creatività in Circolo. Ciao!